da un lato siamo grati di avere questa libertà di scelta, dall'altro forse ci complica ancora di più la vita. Cioè, io credo che ad oggi a volte la società reputi più importante che noi scegliamo, che scegliamo una qualsiasi cosa, però scegliamo, invece che effettivamente sapere che cosa scegliamo. Loro sono stati più o meno obbligati a fare delle scelte, ma mettendoci anche il coraggio, perché bisogna avere il coraggio per fare delle scelte, e il coraggio che hanno messo è la dimostrazione che il coraggio che mettiamo noi oggi cioè ne vale la pena. Spesso noi tendiamo proprio a dimenticarci il fatto che avere la possibilità di scegliere è importante. Io credo che la scuola ti dia gli strumenti, però non sempre ti dà la voglia di riuscire a stimolarlo, questo spirito critico. Sempre più spesso si prende la scelta di non scegliere. E paradossalmente nel contempo invece ci sono persone che decidono invece di prendere delle scelte che sono totalmente polarizzanti. E quindi ci sono questi due opposti che convivono tranquillamente. Guardando sia sui social che in TV vedo molte discussioni politiche e la maggior parte di queste sono molto violente. Ci si grida contro, partono anche insulti e ho visto anche molte amicizie, diciamo, spezzarsi a causa della politica, e prendere parte a tutto questo mi mette veramente molta ansia, diciamo, quindi per questo cerco sempre di evitare il discorso. Secondo me, durante il corso di tutta la vita bisogna scegliere, e paradossalmente anche fare la scelta di non scegliere è una scelta. È il terzo anno di guerra. L'Italia è in ginocchio. L'esercito italiano è sconfitto su tutti i fronti, dall'Africa alla Russia. Le città vanno in macerie sotto le bombe alleate e il consenso per il regime crolla. Gli scioperi paralizzano le fabbriche del nord. C'è la fame, lo scontento e i racconti atroci della guerra girano di bocca in bocca. Alle bugie della propaganda e alla retorica della vittoria non crede più nessuno. Quando ai primi di luglio gli anglo-americani sbarcano in Sicilia, è il colpo di grazia. L'Italia non regge più la guerra e non regge più neanche il fascismo. Il 25 luglio il re fa arrestare Mussolini. Al regime fascista si sostituisce una dittatura militare presieduta dal generale Badoglio, che comincia sotto banco a trattare la resa con gli alleati. L'8 settembre l'Italia si arrende agli alleati. L'annuncio viene dato alla radio, mentre il re e Badoglio sono in fuga e l'esercito è lasciato allo sbando. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. Gli italiani in patria vedono arrivare le truppe tedesche che affluiscono massicciamente, con grande rapidità, e che disarmano gli italiani.
quella situazione di caos, che da una parte è una delle principali tragedie che lo Stato italiano abbia mai vissuto e che l'Italia abbia vissuto, però è anche una situazione che genera uno spazio d'azione per gli antifascisti estremamente ampio. Il disfarsi dell'esercito rende improvvisamente disponibili migliaia e migliaia di uomini che in gran parte vogliono tornare a casa, vogliono finalmente farla finita con la guerra, tornare alle loro famiglie, tornare a una situazione di pace, ma che in una parte si rende disponibile a continuare a combattere. Si tolgono gli abiti militari e indossano gli abiti del guerrigliero, si trasformeranno progressivamente a combattere un nuovo tipo di guerra, che è la guerra partigiana. Dopo l'8 settembre 1943, l'esercito tedesco in Italia e nei luoghi ove esistevano presidi militari italiani cattura 1.700.000 militari italiani. Sappiamo che una quota non irrilevante di militari italiani in Germania decide di aderire alla chiamata della Repubblica Sociale Italiana. Decidono per motivi diversi, per convinzione, per rassegnato spirito di continuità, qualcuno nella convinzione di poter ritornare in Italia e poi lì disertare, cosa che in effetti anche accade. Ma la maggior parte di questi, parliamo di più di 600.000 uomini, sceglie una dura prigionia senza prospettive, perché non sapevano cosa sarebbe accaduto loro, pur di non continuare la guerra e di non continuarla con i fascisti e con i tedeschi. La maggior parte di queste persone sono persone che compiono una scelta individuale di tipo morale. Non vogliono continuare una guerra che hanno visto come guerra ingiusta. Cioè come sono entrata nella lotta partigiana. Eravamo un po' una famiglia, non dico proprio antifascista, ma più che altro erano un po' mezzi anarchici, erano contro i fascisti. Eravamo molto presi di mira, anche perché io avevo proprio un insegnante che era una fascista. E allora ha fatto altro che umiliarmi. E poi c'è sempre stata una famiglia di contadini molto poveri che abbiamo lavorato molto in sette fratelli nel 41, l'inizio dell'anno del 41, mio fratello morì in Grecia, il primo giorno del combattimento, rimase sul fronte greco, il Banir. Aveva 20 anni e anche questo, voglio dire, in me mi dava sempre più il coraggio di essere sempre più contro il fascismo, contro la guerra. E poi così cominciò, si sentiva parlare dall'8 settembre, un po' della resistenza. Entrai nella lotta partigiana lì attraverso dei compagni che mi inserirono, quasi mi fecero fare delle prove e loro mi dissero: bene, sei abbastanza coraggiosa. Mi dissero: vieni che ti vogliamo fare sparare. Con una rivoltella, una piccola rivoltella, un mucchio di fieno, così. Nessunamente ero un po' titubante perché non avendo mai sperato. Avevo paura di non riuscire a farmela. E mi dissero: sta attenta perché vieni a fare parte di un movimento che delle volte non si sa mai, o per una spia, o per una cosa o un'altra, la prima fatta fuori sei tu. Io ho 17 anni ora e non so se di fronte a una domanda del genere sarei in grado di rispondere andando contro quelle che sono magari tutto ciò che mi ha insegnato la scuola, la famiglia e l'ambiente culturale e sociale in cui sto. Perché è vero, noi abbiamo una nostra opinione personale, già a questa età cominciamo a maturarla, però siamo ancora molto inesperti riguardo al mondo e quindi le nostre convinzioni si basano su quello che ci hanno insegnato più che altro. Quindi andare contro le certezze che ci sono sempre state insegnate come dati di fatto è una cosa veramente difficile, e a posteriori è facile dire era giusto fare questo e non quell'altro, però sul momento io non so. Almeno noi siamo abbastanza fortunati da poter dire: scelgo di fare una certa cosa, scelgo che il mio futuro sarà quello, non mi ci trovo bene, cambio e posso fare qualcos'altro, qualsiasi altra cosa, cambiare completamente. Quindi forse prendiamo le decisioni più alla leggera, perché
diciamo, vabbè, provo questo, poi magari se non mi ci trovo cambio. Quindi sì, da un lato siamo grati di avere questa libertà di scelta, dall'altro forse ci complica ancora di più la vita. No, io spesso mi sento un ipocrita, perché io adoro il fatto di poter scegliere, cioè il fatto che noi siamo liberi è bellissimo, però io personalmente odio scegliere, è bruttissimo, è veramente una sofferenza, e ci sono stati dei momenti della mia vita in cui veramente l'ho affidata alla monetina perché non sapevo cosa fare, cioè anche scelte importanti nella vita che sono così grandi e così ti possono veramente cambiare la vita, per cui noi siamo liberi ed è bellissimo, e per fortuna viviamo in un paese in cui questa libertà ci è garantita, perché io penso molto spesso in cui ci sono dei posti nel mondo in cui non è così e mi piange il cuore, perché è veramente brutto non poter scegliere, però allo stesso tempo dico, caspita, tutte queste scelte ti rendono la vita difficilissima. Le persone attorno a noi si aspettano quasi che noi abbiamo sempre le idee chiare su quello che ci aspetta dopo, che pensiamo sempre in prospettiva, siamo sempre un passo avanti, e non accettano che magari molti di noi non sono a quel punto del percorso in cui sanno già che cosa vogliono scegliere e non sono pronti a fare quella scelta. La prima fase della resistenza è costituita da due tipologie di persone. Da una parte i vecchi antifascisti, uomini già adulti, che avevano vissuto la cultura antifascista, che avevano vissuto l'espatrio o il carcere o il confino, persone dotate di grande consapevolezza politica. Loro sono coloro i quali daranno consistenza politica alla resistenza. Dall'altra parte ci sono i ragazzi, i giovanissimi. Perché i giovanissimi? Perché i giovanissimi non possono essere liberi. O sono nella clandestinità o sono negli eserciti fascisti. Non c'è via di mezzo. O sono disertori dal vecchio esercito o sono renitenti alla leva chiamati dall'esercito neofascista. L'esercito neofascista compie numerose chiamate. Nel novembre 1943 richiama le classi 1923, 1924, 1925. I giovani più anziani avrebbero dovuto già essere sotto le armi. Ora, questa grande quantità di ragazzi si trova all'improvviso a dover scegliere, esattamente come i loro fratelli maggiori poche settimane prima avevano dovuto scegliere se collaborare coi tedeschi e i fascisti o se farsi internare. Con la differenza che loro sono liberi e loro decidono, molto spesso di concerto con le famiglie, e questo salda il mondo giovanile col mondo adulto, e questo estende la resistenza, la consapevolezza di ciò che sta accadendo, spesso decidono di non presentarsi, anzi nella maggior parte dei casi decidono di non presentarsi, ma in questo modo diventano disertori. La mancata chiamata alle armi in tempo di guerra è passibile con la fucilazione. Ora, non tutti i renitenti alla leva transitano automaticamente alla resistenza, ma certamente molti di loro devono spiegare a se stessi perché si trova in una condizione così estrema. E quindi in tempi accelerati maturano un giudizio sul fascismo e su ciò che è necessario o utile fare. E quindi li troviamo come i primi reclutati nella resistenza. Parliamo di pochissime persone. È una costruzione lenta. Con la primavera del 1944, invece, l'adesione sarà sempre più massiccia, fino ad essere un'adesione di massa. Dietro ai ragazzi ci sono delle famiglie che scoprono o riscoprono le ragioni di una opposizione al fascismo. Ci sono sempre più adulti che aderiscono alla resistenza, anche non entrando nelle formazioni combattenti, ma continuando ad avere una vita normale. Soprattutto le donne diventano consapevolmente l'asse portante della resistenza, non soltanto per la lucidità del loro antifascismo, che si coniuga
con ciò che avevano vissuto circa la concezione del ruolo della donna dell'Italia fascista, ma anche per un motivo tecnico. Sono le uniche persone che possono circolare liberamente, perché non devono essere sotto le armi, quindi non possono essere giudicate come ribelli se circolano in abiti civili per le strade. E dunque diventano non soltanto il necessario collegamento tra le diverse basi della resistenza, ma diventano soprattutto il fondamentale collegamento tra diverse anime politiche, culturali, sociali della resistenza. La loro presenza avrà forme diverse, ci sono donne che diventano combattenti, ci sono donne che avranno ruoli di ufficiali di collegamento, ci sono donne che si occupano espressamente della condizione femminile fondando i gruppi di difesa della donna. Noi dobbiamo tenere presente che il Terzo Reich aveva praticamente occupato tra il 39 e il 42 tutta Europa. Tutto questo era possibile perché i nazisti hanno trovato sempre delle forme di collaborazione con la loro presenza. Bisogna però dire che a fianco della collaborazione, ovunque ha trovato sempre delle forme di resistenza. Ovunque esistono dunque delle forme di contrasto militare e civile alla presenza dei tedeschi. Gli stessi alleati danno vita a delle strutture operative che sostengono lo sviluppo di forme di resistenza. Churchill la chiama la quarta arma. La resistenza sarà fondamentale perché si combatterà contro i tedeschi, li si colpirà alle spalle e si farà in modo che i tedeschi non si sentano sicuri dovunque sono e rappresentano la forza di occupazione e di amministrazione dei territori. Questo accadrà anche in Italia. Dobbiamo tenere presente che agli sguardi degli alleati noi eravamo stati fino a pochi mesi prima alleati dei tedeschi. Alcune delle formazioni nascono in maniera spontanea, nascono contro il parere alcune volte degli stessi partiti antifascisti. Le formazioni, ad esempio, dell'Appennino Emiliano, che sarà una delle zone più importanti dal punto di vista strategico perché lì passa la linea gotica, prendono corpo anche appunto perché vi sono dei giovani che sono spesso ex militari o che sono giovani del luogo, e in quella zona si forma una brigata che è una brigata tutta di giovani del luogo che sono rientrati nei territori a seguito del disfacimento dell'esercito dopo l'8 settembre, che nascono in maniera spontanea contro il parere degli antifascisti. E questo è proprio il caso della banda che si forma e che poi prenderà corpo nella zona di Montesole, che è un gruppo che nasce all'inizio dall'incontro di poco più che 5 o 6 amici che si incontrano in una canonica a Vado nell'autunno del 1943, in cui spicca la figura di Mario Musolesi, quello che poi diventerà il comandante della brigata con il nome di Battaglia di Lupo. Mario Musolesi era molto giovane e non aveva un percorso politicizzato. Lui era stato mandato in Libia, era un meccanico carrista, torna con l'idea che ormai la guerra è persa e bisogna voltare pagina, eccetera, eccetera, ma si trova lì comandanti del fasci, insomma, del fascio locale che, lo volevano anche inizialmente in realtà coinvolgere, perché lui era un personaggio, comunque un giovane ben voluto, visto come una persona forte, un carattere forte, e lì pensa di costituire una brigata partigiana per ridare lustro al suo paese e per riprendersi il suo paese, perché vedeva questi fascisti che gran parte poi venivano da Bologna, che spadroneggiavano, facevano, eccetera, lui questa cosa gli dava fastidio come un buon montanaro che dicevo qua casa mia, questi vengono, cosa vogliono, eccetera eccetera, e lì si lega a un personaggio che invece politicizzato lo è davvero, Umberto Crisalidi, il vecchio, cosiddetto il vecchio, e lui era stato in prigione, era uno che aveva costituito il primo nucleo del Partito Socialista a Vado, la prima sezione, la prima Lega Rossa, la Lega dei Braccianti, aveva partecipato a tutte quelle lotte bracciantili
che avevano politicizzato fortemente questa valle. Il tessuto sociale, che era molto importante per qualsiasi brigata partigiana, si muoveva su quello che era il territorio, e in questo territorio c'era una grande ricchezza, e anche dal punto di vista politico, ma in realtà c'era anche tantissime persone che non erano minimamente politicizzate, come poteva essere lo stesso Lupo, e anche persone che erano più vicini ad ambienti cattolici. Tra l'altro, la prima riunione della Brigata Stella Rossa avviene nella canonica della chiesa di Vado. Don Eolo Cattani, diciamo, in qualche modo si fa da garante, o comunque insomma dice a questi ragazzi che possono vedersi lì, e lì si va a costituire la brigata. Fa un po' strano una brigata che si chiama Stella Rossa che si ritrova, come prima, dentro la canonica della chiesa di Vado. Sembra facendo gli avventi. No? Sì, sì. Non si ha più lo stile, di una volta, quella di qui. Vabbè, la nostra età. Utile, so. Cioè, si sentivano utili. Questo è... Quindi fa davvero 19 anni. A parte che alcuni sembravano molto più grandi. Forse è la camicia, non siamo abituati a vedere la gente con la giacca. E forse crescevano prima. In parte vennero fornite alla Stella Rossa dagli alleati mediante lanci aerei. La Stella Rossa si insediò su questo territorio perché qui trovò un ambiente favorevole: boschi, anfratti, rifugi naturali nei quali cercare riparo dai rastrellamenti nemici e dai quali muovere per attacchi e assalti contro tedeschi e fascisti. Giocò a favore dello sviluppo di questa brigata anche il legame con la popolazione, che le fu in gran parte favorevole, avendo fra i partigiani parenti ed amici, ed essendo animata da un forte sentimento antifascista e di opposizione alla guerra. I tedeschi su queste linee muovevano uomini, muovevano mezzi, si spostavano, predisponevano le difese per la gotica. Avere una brigata partigiana operativa in mezzo a questi due assi di comunicazione, che in qualsiasi momento poteva colpire, poteva essere una minaccia, divenne una cosa inaccettabile, cioè bisognava assolutamente mettere in sicurezza un territorio. E per mettere in sicurezza quel territorio venne chiamata la 16ª Divisione SS, comandata dal tenente generale von Simon, che al proprio interno vedeva uomini e reparti specializzati nella guerra antipartigiana. Quando giungono nel quadrante di Montesole applicano delle tecniche di repressione antipartigiana che erano già consolidate. La strage di Vinca, la strage di Sant'Anna di Stazzema, sono sempre questi reparti che compiono queste operazioni per mettere in sicurezza il territorio e che compiono massacri di centinaia di persone, e quando diciamo centinaia di persone intendiamo civili inermi, in gran parte donne e bambini, che vengono uccisi, come accadrà a Montesole, dove vengono uccise poco meno di 800 persone, 770 persone, 216 delle quali sono bambini. Nell'area di Montesole questi reparti passano e ovunque passano danno fuoco alle case, uccidono i civili che vi abitano, uccidono persino gli animali da cortile, distruggono tutto, fanno una vera e propria operazione di tabula rasa. Il 29 settembre 1944 gli abitanti delle case attorno a Casaglia, terrorizzati dagli spari o dal bagliore degli incendi, corrono in chiesa, dove si stringono attorno al parroco Don Ubaldo Marchioni nel disperato tentativo di avere salva la vita. Sono in gran parte donne e bambini, perché gli uomini si sono rifugiati nei boschi, convinti che il rastrellamento sia unicamente rivolto alla loro cattura. A un tratto la porta della chiesa si spalanca e le SS intimano a tutti di uscire fuori. Qualcuno tenta fortuosamente la fuga attraverso la sagrestia, ma gran parte delle persone rimane bloccata in chiesa. Una ragazza paralizzata viene uccisa sulla sedia perché non si può spostare. Due persone vengono scoperte nel campanile e uccise. Tutti i presenti in chiesa vengono fatti uscire e portati nel vicino cimitero. Con loro esce anche Don Ubaldo Marchioni, che dopo pochi metri viene
fatto tornare indietro e ucciso sull'altare da chiesa e incendiata. Dopo la guerra è stata ritrovata sotto le macerie la pisside di Don Marchioni, forata dai proiettili. Sono da stare in silenzio e ho paura. Sì. Non posso aver pensato una cosa del genere fa. Cioè, non sì, solo sì, la pensi, sì. Ma pure la fai. Mm. Cioè, ti piace proprio da stare in silenzio, osservare e pensare. Basta. Togliere l'umanità. Sì, che sono, c'è un valore. Cioè, tu avrei detto, dove, quando è capitato? Dove? E poi mi l'hanno portati. Che cosa dire, cioè, perché guardando anche semplicemente queste bandierine sembra di sentire le loro urla. Molte persone già vengono condizionate talmente tanto che non hanno più pensiero di quello che stanno facendo, perché se vengono a pensare che questa cosa è giusta, per loro è giusta. Io non ho ammazzato perché lo volevo, ho ammazzato perché mi hanno detto di farlo. Poi sei anche desensibilizzato, non so come dire, sì, del fatto che hai ucciso così tante volte, ormai non è nemmeno più magari uccidere qualcuno, non ti rendi conto nemmeno della gravità di quello che stai facendo, l'hai fatto così tante volte, è normale, sì, per te. Sì, effettivamente è un tema un po' difficile, perché cioè, anche i nazisti stessi fare una scelta, è difficile parlare di scelta in un contesto come quello in cui erano. E sì, sinceramente non ci si pensa sempre, era poi la loro volontà, seguivano solo quello che gli dicevano gli altri, chissà, probabilmente avrebbero avuto una scelta, si ha sempre una scelta, si può scegliere, non so, di scappare, di non farlo, però ci sono delle conseguenze, a volte non si ha voglia di, si pensa alle conseguenze, si dice io pur comunque lo farò, perché non... È impossibile astenersi dalla scelta, perché ammazzano me o io devo ammazzare altre persone? Non le pensi come persone, poi contiamo che quando si arriva al punto di doversi arruolare ci sono stati anni di propagande, di articoli, di leggi che hanno fatto di tutto perché una certa popolazione vedesse un'altra popolazione come non sono persone, sono animali inferiori. Come ti viene in mente che l'altro popolo possa essere inferiore al tuo? È proprio... Però succede così spesso che lo dice. Bisognerebbe... Ci sono delle teorie assurde anche oggi, cioè esatto. La gente si immagina le cose più astruse e il peggio è che riesce a farle credere a qualcuno. È quello assurdo. Io
esempio lì faccio il primo comizio della mia vita, nel senso che eravamo a campare nella scuola, mettiamo la radio e a un certo momento nel discorso di Badoglio si trattava tutti, erano fuori, c'è finita, e di seguito io saltai sopra la cattedra e dice, per comizio dice no, guardate che è il fatto che la guerra continua. Io sono entro nelle militato nelle formazioni garibaldine, vi erano formazioni comuniste, perché il Partito Comunista di allora e i bolscevichi, così tra virgolette come li chiamavano i fascisti di allora, erano i più determinati nella lotta, sottolineo nella lotta, contro il nazismo e il fascismo. E l'esperienza mia personale del movimento partigiano non è, almeno da parte mia, dovuto a una grossa coscienza politica, però era un senso di ribellione, è stato un senso di ribellione che i giovani, in principal modo, di allora hanno fatto suo e si sono ribellati a questo potere oppressivo che era appunto il fascismo. Sappiamo benissimo tutti le scelte che facciamo sono influenzate moltissimo dal contesto, dal sistema in cui viviamo. Anche adesso è molto difficile andare controcorrente per le persone della nostra età. Per esempio i social media che influenzano tantissimo i giovani perché magari vogliono essere normali o come tutti gli altri e quindi vengono influenzati un po' da tutti questi stereotipi che vengono diffusi nella società. Loro hanno stati più o meno obbligati a fare delle scelte, ma mettendoci anche il coraggio, perché bisogna avere coraggio per fare delle scelte, e il coraggio che hanno messo è la dimostrazione che il coraggio che mettiamo noi oggi, cioè ne vale la pena metterci il coraggio nel fare una determinata cosa, perché se ce l'hanno messo loro e ci sono riusciti, non vedo perché anche noi, se diamo un po' di coraggio, non dovremmo riuscirci. E spesso noi diamo per scontato la cosa di avere la possibilità di scegliere, che per noi è una cosa scontatissima, ma non lo dovrebbe essere, perché è una cosa davvero importante e a cui dovremmo dare un peso. Nei nostri giorni è molto più facile informarsi, magari in passato appunto non c'erano anche soltanto le informazioni per farsi una vera e propria idea, ma sempre più difficile raggiungere informazioni vere, dettagliate, capaci di arrivare al punto della situazione e che non distorcano i fatti. Non bisogna solo fermarsi, secondo me, ai telegiornali e ai giornali, a quello che si trova su Instagram. Bisogna andare più a fondo, bisogna confrontarsi con gli altri e ovviamente seguire anche le notizie, leggere giornali. Questo luogo non nasce come campo per imprigionare ebrei o oppositori politici. Il primo scopo, la sua prima funzione, è quello di internare soldati inglesi. Purtroppo il loro destino sarà diverso, perché dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 verranno tutti deportati in Germania. A quel punto il campo rimane completamente disabitato. Soltanto il 5 dicembre 1943 questo luogo viene riutilizzato, riadattato come campo di concentramento nazionale speciale per ebrei di Fossoli. L'unica colpa che gli ebrei hanno è quello di essere nati ebrei e quindi per questo vengono perseguitati, imprigionati e poi deportati e nella maggior parte dei casi purtroppo eliminati dai campi di sterminio. D'altra parte non saranno soltanto ebrei quelli che verranno internati in questo luogo,
ma anche oppositori politici. E qui il tema della scelta è centrale, perché chiaramente si tratta di antifascisti, persone che hanno scelto di non aderire al fascismo, e quindi questa scelta comporta comunque delle conseguenze gravose, non soltanto per loro stessi, il che sarebbe anche gestibile, soprattutto anche per le loro famiglie. Un esempio fulgido di scelta è quella che possiamo attribuire a Odoardo Focherini. Odoardo Focherini fu un nostro concittadino di Carpi, qualunque, direi anche non necessariamente antifascista, che a un certo punto ha scelto di dedicare la sua vita nel salvare quanti più ebrei possibile dalla deportazione. Ne salverà addirittura 104. Okay. Questa sua opera di salvataggio purtroppo gli costa la deportazione, prima a Fossoli e poi nel campo di concentramento di Flossenbürg, dove purtroppo morirà. Quindi il tema della scelta, da questo punto di vista, è centrale. Ed è anche facile da declinare in questi termini. Il problema riguarda invece persone che, per esempio, non hanno scelto di collaborare con il campo di Fossoli, okay? Sono costretti a farlo, e parlo di civili, bystanders, fornitori del campo, che non hanno scelta, ma vengono pagati per farlo. Forse dice: operai in Germania, vi troverete bene come mi ci sono trovato io. Quindi c'è stato e si è trovato bene. Era la propaganda per convincere gli italiani ad andare a fare da manodopera in Germania verso la fine della guerra. Questo, cioè, il tipo di volantino che c'è qua è le basi del marketing che si studia ancora oggi, cioè. Nel senso, alla fine è un'opera per convincere la gente a fare qualcosa. Nel senso... pubblicità. Esatto. Poi il fine cambia, però il mezzo è lo stesso. Sì, non so se basterebbe però convincere qualcuno che non è convinto. No. No. Inizialmente le guardie che controllano questo luogo sono forze dell'ordine, quindi intendo agenti di pubblica sicurezza, carabinieri, camicia nera, ma certamente forze dell'ordine. Quindi alcuni parlano infatti anche non di guardie e di prigionieri qui dentro, ma piuttosto di detenuti, detentori. Quindi immaginate una sorta di carcere a cielo aperto, che certamente non possono scegliere, apparentemente, invece altri, i loro colleghi, hanno scelto di non aderire alla Repubblica Sociale Italiana, quindi non servire di questo neonato, appunto, Stato che è di fatto coadiuva l'occupante nazista, e per questo sono stati deportati. Quindi molti carabinieri in realtà non hanno aderito alla Repubblica Sociale Italiana e al fascismo, sono stati deportati per questo. Quindi hanno compiuto una scelta diversa, ok? Per quanto riguarda invece le SS, che sono coloro che poi dal 15 marzo 1943 prenderanno il controllo del campo di Fossoli, quindi di fatto esenteranno dal servizio le guardie italiane, anche questo tema è piuttosto complesso in realtà. Spesso molti nazisti, nei diversi processi che ci sono stati ai loro danni, ai loro confronti, sono difesi adducendo questa motivazione: io ho fatto quello che ho fatto semplicemente perché mi è stato ordinato, quindi non potevo evitarlo, ok? Nel caso delle più bieche atrocità, nel caso delle SS, questo è storicamente falso. L'SS si può rifiutare, perché non è un soldato, si può rifiutare di commettere le atrocità che gli vengono indicate,
ok? Quello che accadrà a quel punto non sarà che verrà punito con la morte, storicamente smentito. Quello che accadrà è che su di lui però cadrà la vergogna. Quindi, ragazzi, il gregarismo ha ucciso più del sadismo in questa storia. Usavano, dopo la guerra, le usavano come case, le baracche del campo, cioè per la gente normale. È assurdo da pensare. Cioè deve essere un gran flash viverci, perché comunque vivi in un posto dove sono successe comunque cose molto brutte. Ma è la stessa cosa di ieri a Montesole, che ora a Montesole non ci abita più nessuno, perché comunque è un piccolo paese ed è stranissimo abitare dove sono successe cose così tremende. Cioè normalmente uno dovrebbe uccidersi, no? Invece continui a provare, a sperare, denutrito. E questo perché la pensi in maniera diversa da quelle persone o semplicemente perché quando la sei nato ebreo anche? Sì, sì, ma appunto spesso è una scelta, ma molte volte, anzi, un destino già scritto, sembra. Qualcosa che è dovuto per un motivo superiore a te, cioè superiore. Deciso da altri. Deciso da altri. Però il fatto che gli altri abbiano così tanto potere su di te, così tanto da decidere se morirai o vivrai da quando nasci, è allucinante, disumano. Vieni privato di ogni tua libertà. Ma in realtà neanche, perché nasci senza averne. Un bambino ebreo di 2 mesi nel 44 nasce che non ha libertà e muore senza averne mai avuto. Ti viene privata la nascita? Sì, ti viene privato tutto. Un bambino che muore a 1 mese in una chiesa a Montesole, che colpa, che libertà ha mai avuto? Io ero una giovane ragazza e io ho aderito. Mio papà era antifascista, però non era iscritto a niente. Io ho aderito subito alle forze garibaldine. Ho preso la testa del Partito Comunista nel 1944. Quindi dopo ho capito, perché durante la lotta partigiana, che per me è stata il momento più bello della mia vita, anche se la guerra ci ha fatto penare tanto, fame e tutto il resto, e però ho avuto la possibilità di rendermi conto che anche le donne facevano parte concreta della umanità, perché purtroppo anche nelle nostre famiglie l'obiettivo era uno. A scuola era giusto che ci andassero i maschi se si poteva, ma le donne, l'obiettivo era quello di sposarsi, fare figli, quindi era un ruolo importante, però non c'era bisogno che tu fossi maestra o niente. Io dico sempre, le ragazze di oggi, vado spesso nelle scuole a raccontare la Seconda Guerra Mondiale, guardate che nessuno vi regala niente. Ricordatevi che se oggi potete scegliere di studiare, potete scegliere di fare una professione piuttosto che un'altra, potete scegliere di andare via in gita, in vacanza, fuori, c'è sempre chi ha pagato dietro. Sono diventato per convinzione, ma in un certo senso obbligato. Perché quando ci sono stati gli scioperi per la pace alla caduta del fascio il 25 luglio, io sono stato denunciato dal padrone, avevo fatto divulsione in fabbrica alla Cevolani
e la notte del 27 luglio sono stato arrestato come uno degli organizzatori dello sciopero. Io non ero uno, dei scioperanti. Dovevo andare al processo all'11 di settembre del 43, ma con il fatto dell'armistizio tutti sono scappati, anche quelli del tribunale, per cui non sono stato liberato. Dopo poco più di un mese mi è arrivato l'avviso di presentarmi per essere processato. Da qui la decisione, tenuto conto del clima, chi non si presenta alle armi viene fucilato. Chi fa qui, chi, si parlava di fucilare le persone, come dire, dove andiamo a mangiare la pizza stasera? Da qui la scelta. A me ha colpito molto il livello sociale da cui arrivavano le persone di questo video. Molti erano contadini, molte erano donne, parlavano di un mondo che a me sembrava completamente strano, perché uno ha affermato all'epoca andava a scuola soltanto il maschio, se avevi soldi, se no non andava nessuno. Questo per me è una cosa che non ho mai provato e che spero di non far provare mai ai miei figli, e mi ha messo molta angoscia anche per immaginarmi un mondo da cui loro venivano, in cui si era in guerra, e c'era un oppressore e una società molto, molto arretrata rispetto a come la vediamo noi. Mi ha colpito molto. Io sono rimasta colpita da una testimonianza in particolare, in cui diceva, una donna, in cui diceva: non c'era bisogno che io fossi. E non c'era bisogno che io fossi vuol dire non è necessaria la mia presenza, forse. E quindi, non lo so, cioè per me è necessaria la mia presenza nelle situazioni. Era come se lei si sentisse invisibile. E questa, insomma, mi ha mosso particolarmente. Poi sembrava che il suo ricordo fosse molto vivido e anzi cercava di lasciare comunque una traccia di speranza, come per dire: io ricordo bene quello che ho vissuto, però in un qualche modo voglio trasmettervi qualcosa, voglio che voi non abbiate gli stessi precetti che avevo io, gli stessi vincoli. E quindi sì, mi è sembrato che la sua scelta fosse condizionata, ma allo stesso tempo dentro di lei ci fosse un desiderio maggiore. A me ha colpito particolarmente una testimonianza in particolare di una ragazza che diceva che gli anni della lotta partigiana sono stati gli anni migliori della sua vita. E effettivamente è una cosa che non ti aspetti, perché insomma saranno stati anni duri per lei, anni di dolore, anni comunque di grande tumulto. Eppure lei diceva che in quegli anni lei si sentiva utile, si sentiva parte di qualcosa, sentiva che la sua presenza in qualche modo potesse fare la differenza. E non so, magari facendo un parallelismo col mondo di adesso, è difficile immaginare una situazione in cui noi ci sentiamo davvero così tanto importanti in questa società, non lo so. Io penso che nella società di adesso ci sia un senso di inutilità diffusa. Un vecchio partigiano di queste terre, Sergio Gianmarchi, mi ha raccontato la vicenda del battaglione Corbari. Silvio Corbari aderì quasi immediatamente alla vicenda resistenziale. Era un ribelle, era una figura che non amava che qualcuno gli dicesse cosa doveva fare. Sergio Gianmarchi, il partigiano Gianmarchi, gli ha detto poi un'altra cosa che mi ha molto colpito. Per noi Corbari era un anarchico dell'Ottocento. Si comportava come un anarchico perché? Perché agiva prevalentemente da solo, con pochi compagni, e perché soprattutto usava la propaganda del fatto. Cos'è la propaganda del fatto? La propaganda del fatto è un cardine dell'anarchismo, cioè, dicevano gli anarchici, la situazione è ingiusta, la situazione è oppressiva, la situazione è radicalmente da cambiare, e noi cosa possiamo fare? Noi facciamo delle azioni, queste azioni possono attecchire,
noi gettiamo il tizzone e l'erba può prendere fuoco, oppure non prende fuoco, però rimane il segno della nostra azione, che corre di bocca in bocca e ha una funzione di formazione e di educazione. Silvio Corbari praticava esattamente questo, pur avendo una banda, lui agiva da solo o in compagnia di Iris Versari, che agiva con lui e fece delle azioni assolutamente clamorose. Una volta invita a un incontro il capo del fascio di Faenza. Il capo del fascio di Faenza dice sì sì, vengo. E raduno ovviamente una valanga di miliziani, di fascisti, di neri armati fino ai denti. L'appuntamento è in una chiesa, arrivano lì tutti all'orario, non c'è nessuno, c'è solo un vecchietto che chiede l'elemosina. Naturalmente il federale, tronfio, impettito, pettoruto, dà l'elemosina e poi non succede niente. Naturalmente il giorno dopo i fascisti, ah, Corbari è un vigliacco, non è venuto, non è veramente un codardo, un fanfarone, non vale niente, eccetera. La macchina della propaganda bombarda. E al federale però gli arriva un biglietto: ti restituisco i tuoi 10 centesimi che mi hai dato ieri in elemosina, ricorda che tu mi hai dato 10 centesimi e io ti ho dato la vita. Quattro ovviamente vengono riconosciuti partigiani e ai tre maschi viene assegnata la medaglia d'oro al valor militare, non a Iris Versari. Iris Versari però la ottiene la medaglia d'oro, ma ci vorranno anni. La medaglia d'oro al valore militare per la resistenza verrà assegnata nel 1976.